La Paganese incamera i primi tre punti della stagione, battendo la Pistoiese dei tanti ex al Marcello Torre. Subito in campo l'argentino Ferrero nella formazione di Capuano, al fianco dell'altro sudamericano Di Cosimo. Inserito dal primo minuto anche Chiavaro, al posto di imparato non al meglio nelle ultime due uscite di campionato. Nella Pistoiese Miggiano schiera un accorto 3-5-1-1 con Bellazzini a supporto dell'unica punta Nicola Falomi. Non è una bella partita, soprattutto nella prima frazione di gioco. Le azioni degne di nota si contano veramente al lumicino. Al nono parte bene la Paganese. Esposito si rende pericoloso su calcio piazzato. Per vedere un'altra azione degna di nota bisogna attendere 11 giri di lancette. Tiro cross dell'argentino Di Cosimo, ma Reggini non vuole correre pericoli ed alza in aria. Un minuto più tardi, su schema sempre dalla bandierina, Chiavaro con un destro potentissimo non inquadra il bersaglio grosso. La squadra di Miggiano si fa vedere soltanto in chiusura di prima frazione di gioco. Al 41esimo Bellazzini entra in area, ma il suo tiro termina sull'esterno della rete. Due minuti più tardi al tiro ci va Cortese, ma è provvidenziale la deviazione in corner del capitano azzurro stellato De Giosa. La chiusura della prima frazione di gioco è tutta di marca azzurro stellato. Prima un tiro di Esposito viene deviato in extremis da un difensore. Pochi secondi dopo, sul calcio d'angolo, il colpo di testa di Ferrero è parato plasticamente da Marigini. Nella ripresa Capuano corre ai ripari ed inserisce subito Lasagna per Di Cosimo e Tisci per Capodanno. Al terzo si fa vedere proprio l'ex centrocampista del Foggia. Sulla sua conclusione dalla distanza, Mareggini è prodigioso e vola a deviare in aria. Al sesto la rete che decide l'incontro. Punizione della Paganese. Sulla palla c'è Tisci che scodella al centro. Sul secondo palo, tacco la rimette, il pallone in mezzo. Lasagna ben appostato di testa, batte il margine e fa esplodere il tiro. Miggiano corre ai ripari, inserisce Della Penna per Fanasca e Carozza per Lanzillotta, ma senza risultati. Al 24esimo Caracciolo ci tenta dalla distanza, ma la conclusione debole termina tra le braccia di Mareggini. Un minuto più tardi Pistoiese in avanti, il tiro di Bellazzini termina sul fondo. Si giunge così al 33esimo. Il neo entrato Breschi cerca di creare qualche scompiglio sulla destra, mette un invitante pallone al centro, ma Falomi ci va con la testa troppo debolmente e la sfera termina sul fondo. Al 46esimo la Pistoiese la più ghiotta occasione per pareggiare. Sugli sviluppi di un corner va a staccare di testa il difensore di fatta. Il pallone termina sul palo a Castelli Battuti. Dopo ben 7 minuti di recupero la gara termina tra gli applausi dei tifosi azzurrostellati che ora attendono un'importante conferma già dal derby del Santa Colomba di Benevento.